Ciao, ti do il benvenuto in ogni momento. Oggi ti porto un video che mi ha lasciata ipnotizzata. È un video della dottoressa Laura Greboldo, fondatrice dell'Accademia Jamos. A proposito, oggi è martedì e ogni martedì abbiamo un video di un insegnante dell'Accademia Jamos. Bene, ti lascio con questo fantastico video che è il primo di una serie intitolata La rivelazione della coscienza. Buon viaggio, a presto. Ciao Veronica, grazie, grazie al tuo canale YouTube, a quello che stai facendo, grazie a te che sei presente, ben ritrovato e ben ritrovata. Quando ci sentiamo sospinti verso le vie di consapevolezza, spesso, quasi sempre, lo facciamo perché dentro di noi non stiamo bene. Ma di che tipo di malessere stiamo parlando? Possiamo non stare bene perché ci è successo qualcosa o è successo a qualcuno che amiamo e questo ha comunque un senso perché conosciamo la dinamica in cui ci troviamo e così ci può essere più facile cercare aiuto in qualche modo. Ma a volte per certe specifiche persone non c'è un motivo reale che spieghi il nebuloso, sordo, incessante stato che non ci indica che c'è successo niente di recente o di lontano che possa spiegare questo stato. Stiamo male, punto. Quando si è così, l'infelicità ci cammina accanto, come un'ombra, anche quando siamo apparentemente contenti. La verità è che non riusciamo a essere in pace nemmeno quando raggiungiamo i nostri più importanti scopi o facciamo cose che riteniamo utili per farci stare bene. Sentiamo dentro di noi costantemente o ciclicamente un senso di malessere sordo, profondo, che possiamo attutire solo a sprazzi. Ci rendiamo conto infatti che in via di principio potremmo stare bene, che non ci manca nulla per essere abbastanza contenti o appagati o in pace o allegri e così via. Eppure non ci si riesce. Alla finestra della nostra vita guardiamo fuori, ad un mondo di persone che ci appaiono felici, che sono contente della semplicità o complessità delle cose, che godono di cose che per noi hanno perduto colore, sapore, profumo. Soprattutto non si fanno tutte le domande che ci poniamo noi. E questo fa soffrire e ti fa sentire sbagliato, sbagliata, ingrato, ingrata e senza dubbio diverso, diversa. Spesso è così che inizia il viaggio di ricerca di se stessi, di corso in corso, di libro in libro, di maestro in maestro, di vita in vita, finché ad un certo punto comprendiamo che non ci sono strade o vie o maestri. Il maestro interiore che si rivela è l'unico vero maestro. Si rivela solo nell'accorgersi del presente e della realtà nostra e del mondo. Così facendo scatta qualcosa, una specie di scintilla che scaturisce da dentro, dal profondo, che inonda tutto in un lampo chiaro, perfetto, ci mostra tutto, ci illumina. Dura una frazione di un tempo indefinito, eppure resta impressa in noi. Non la dimenticheremo mai più, nonostante possa passare molto tempo prima che si riveli nuovamente. Ma il cuore in quell'istante scoppia di una gioia autentica, ripetibile e sensata. Sappiamo ora che è esattamente ciò che cercavamo, che tutto quel dolore aveva un senso, un significato. Si chiama casa, non quel luogo lontano in cui fuggire per scappare dalla realtà con meditazioni che ti annullano, libri, film,
sostanze, non scappare dalla realtà, ma è la natura della realtà stessa, che sa di coscienza, sa di autenticità. Da quel momento in poi sappiamo qual è la nostra direzione, nonostante possa passare tempo prima di iniziare a rivelarci a noi stessi, ritrovare quella sintonia interiore e esteriore, quell'armonia che è l'armonia dell'universo dentro e fuori di noi, senza alcuna differenza tra dentro e fuori. Piano piano si scopre di non essere più interessati a sapere con esattezza cosa fare nella nostra vita, perché si inizia a sentirsi guidati e si scopre che tutto ciò che ci facciamo o ci capita è semplicemente parte di un processo che ora ha assunto una direzione che può avere tanti piccoli obiettivi, volti tutti a rivelare, a trasformarci profondamente in ciò che di meglio possiamo essere, quello stato di pace che abbiamo sperimentato. Si tratta di una direzione che conduce dritta dentro di noi. Infatti, da quel momento non fuggiamo più in ameneli di lontani, orientati a ottenebrare noi stessi, per non sentire quel sordo malessere interiore. È proprio onorando, ovvero ascoltando, parlando, sentendo quel malessere che troviamo il modo di connetterci al nostro profondo, a quella cosiddetta divina essenza, a quel lampo illuminante. Allora quel malessere non è più il mostro cattivo, il drago da cui fuggire. Scopriamo che è la voce, prima inascoltata, della nostra anima, che prima ci parlava una lingua sconosciuta, ma ora l'abbiamo intercettata. Lungo certe vie si dice che sia impossibile per la mente umana arrivare a comprendere i disegni dell'universo o Dio o creatore, via dicendo. Forse è così quando la mente resta ancorata alla visione contingente. Ma quando essa trascende se stessa, si fa strada la coscienza, capace di intendere e di vedere oltre l'umano sguardo. Cercare di spiegare l'inspiegabile è la linfa che anima, da che mondo è mondo, ogni vero cercatore. Questo vale anche per i cercatori del profondo, non vi è alcuna differenza. Si è scienziati dell'anima, della propria anima, che per similitudine è simile all'anima di ogni altro essere umano, affetto dalla stessa febbre di ricerca, da sempre e in ogni dove. Si sa che la via, che non è una via ma una rivelazione, conduce l'individuo sempre alle medesime intuizioni circa il senso della vita, e va da sé la natura della gioia universale che tutti più o meno ciecamente ed efficacemente andiamo cercando. Da questo punto di vista, per esempio, da noi a scuola, uno degli insegnamenti, degli elementi fondanti dei corsi, come per esempio anche il corso della Deo Universal, ovvero della divina essenza dell'ordine universale, che è un modello di interpretazione della realtà, così come tutti gli approcci di lettura della realtà, della vita, in risposta proprio alle esigenze di quest'epoca. Un modo per spiegare la meccanica dell'universo, incluse le nostre vite che fanno parte della natura, come qualunque altro schema, come qualunque altro elemento, a partire dal profondo. Ecco perché è una meccanica, sì, è studio, sì, diventa anche scienza, si vedrà più avanti, sì, ma è spiritualità anche, quando appunto la
la scienza, dalla mano alla spiritualità. L'obiettivo di tutti gli autentici processi di rivelazione della coscienza evoluta, o vie del sé, o vie di consapevolezza di sempre, di ogni dove, è manifestare in modo autentico, spontaneo, concreto e realistico la possibilità di rivelare via via quella cosiddetta divina essenza che sta dentro ogni essere umano, oggi più comunemente definita coscienza profonda, traducendosi in modi di essere sempre migliori non solo come individui, ma anche come elementi di natura. Un punto di partenza fondamentale, infatti, è comprendere che anche l'umanità è da sempre una delle tante espressioni sostanziali della natura. Nonostante l'opinione comune tenda oggi a ritenere l'uomo come altro dalla natura, come fosse un abitante della terra straniera sulla quale sente di avere diritti oppure dei doveri. Forse così si ritiene perché ci si potrebbe sentire distaccati dalla natura. Forse perché ci riteniamo dotati di coscienza di noi stessi e questo ci fa vedere il mondo in modo incompleto, propriamente in modo sia miope che presbite. Miope perché spesso non sappiamo vedere bene ciò che ci sta vicino e presbite perché spesso non riusciamo a vedere l'insieme, ovvero a distanza. Veniamo infatti educati a usare le cose, a rispettarle. Oppure veniamo ispirati a sentirci in qualche modo superiori agli altri esseri, il che ci induce a non chiedere permesso, né a immaginare di chiederlo. Eppure con gli occhi della natura le cose probabilmente non stanno proprio così. Noi facciamo parte della natura, nel buono e nel cattivo tempo. In qualche modo ne siamo sia artefici sia vittime. E visto che noi umani riteniamo di essere dotati di coscienza, questo ci impone ancora di più di comprenderne il linguaggio, comprendere il linguaggio della natura, anche attraverso il senso delle nostre vite, delle cose, dei processi. Se c'è un dovere implicito ma reale, probabilmente si tratta della responsabilità verso noi stessi, verso il nostro profondo, verso le vie di coscienza, così verso i nostri simili, come verso la natura, verso l'universo intero. Ed è qui, a metà del ponte, che da una parte l'uomo, spinto dal suo intento di coscienza, a cercare quella divina essenza che abita nel profondo, e dall'altra parte del ponte c'è il mondo, c'è l'umanità intera. Ma c'è anche la scienza, una scienza che ha oggi un approccio nuovo, che dà la mano alla spiritualità. E quindi ti chiedo se qualcosa si è mosso in te. Allora ci rivedremo, perché questo grappolo di video è orientato a questo, a parlare di coscienza, di rivelazione del sé. E quindi ci rivedremo. Piano piano potrai, se vorrai, imparare o ricordare come si fa a sintonizzarti a quel magico filo che abita in te. E se vorrai ti potrà condurre a una nuova armoniosa dimensione di te, nel tuo tempo, nel tuo modo. Nel frattempo ti ispiro ad educarti alla meditazione di consapevolezza. In questo canale troverai un breve corso gratuito fatto da me in 5 semplici meditazioni guidate. Una semplice base di fondo per tutti. Ti consiglio di seguire per 10 giorni il primo video, poi per altri 10 giorni il secondo e così via sino al quinto.
con il quinto video e ultimo, ispirati non solo a meditare ogni giorno in silenzio, ascoltandoti, ma ricordando che la meditazione di consapevolezza, o come oggi la chiamiamo mindfulness, è uno strumento per entrare in contatto con il tuo profondo, con l'obiettivo di scoprire che puoi vivere meditando, ovvero vivere in stato di presenza interiore ed esteriore, in stato di grazia, di bellezza, di armonia. E quindi nell'augurarti verità, felicità, bellezza, salute, luce, ci diamo un arrivederci e ti auguro di essere felice. Grazie. Ogni bene.